Ok ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Non so cosa capirete dal titolo, ma oggi video molto importante perché andremo a fare un po' un contrattino, no? Andremo a fermare, bloccare una moto. È stato un po' una cosa non programmata, ma ho trovato davvero un'ottima occasione e non volevo, non potevo farmela sfuggire. Non vi svelerò ancora cosa ho scelto, per questo iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e nel prossimo video scoprirete la moto che ho preso. Vi farò vedere oggi il posto dove la prendo, ma ancora non vi svelerò nulla, se sarà nuova, se sarà usata, se sarà boh, di che marca. Vedrete solo il posto. Poi nel prossimo video, appunto, vi svelerò che moto ho scelto. Ho trovato questa offerta davvero per me un'ottima offerta e quindi un po' mi dispiace lasciare la mia Tracer, però diciamo che per un po' convenienza e tutto, diciamo che farò un passaggio a qualcosa di più, quindi diciamo che ho voluto provarla e tentarla. Più che provarla, ho voluto proprio fare questo passaggio e poi mi direte nel prossimo video se ho fatto bene o se ho fatto male. Tracer, ottima moto, mi ci sono trovato davvero molto molto bene, però appunto mi mancava, soprattutto quando faccio i lunghi viaggi, mi mancava qualcosina, un po' per la comodità, un po' cioè comodità c'è, più che altro quello che mi mancava sempre un po' la capacità di carico di questa moto, anche se comunque un viaggio lo si può fare tranquillamente, anche lungo, però diciamo che per me la moto è valida, quella che andrò a prendere, molto valida. Quindi ragazzi, vedrete, ci vediamo tra poco al posto. Oggi vado appunto perché vogliono provare un attimo la mia moto, il meccanico vuole provare la mia moto, gli farò provare appunto la moto e me l'hanno valutata abbastanza bene, quindi diciamo che il passaggio ci può stare. Quindi a più tardi. Eccoci, siamo quasi arrivati al posto, dovrebbe essere ancora chiuso perché apre alle 2:30 e siamo un po' arrivati in anticipo. Eccolo qua. Questo è il posto. E quindi niente, aspettiamo che apre. Capirete più avanti che moto ho preso, ragazzi. Ok, ragazzi, contratto firmato. Adesso penso già a settimana prossima dovremmo riuscire ad avere in mano la moto nuova, che ancora non vi svelerò, però sappiate che saliamo di cilindrata. Quindi ragazzi, per questo video direi che è tutto. Vi ricordo, iscrivetevi al canale per sapere le novità della moto che prenderò. Vi dirò poi tutto.
e grazie ancora per aver visto questo video e alla prossima. Ciao ciao!